Daniela Adriani, presidente dell'Associazione Compagni di Scena, decisamente un altro obiettivo raggiunto che è quello di portare in scena la famiglia Adams, nella versione ufficiale, per cui rispetterete il copione, quindi la traduzione letterale in italiano. E quando vi è venuto in mente di portare questo spettacolo all'attenzione del Allora, pubblico? guarda, questi progetti nascono con largo anticipo perché bisogna innanzitutto prendere i diritti d'autore, perché questi sono spettacoli originali di Broadway. E la famiglia Addams è stato un progetto che nasce a giugno dello scorso anno, quindi in estate, dove abbiamo fatto la richiesta ufficiale alla Theatrical Rights Worldwide di New York per avere i diritti d'autore di questo spettacolo. Ce l'hanno accettata, abbiamo appunto detto che l'avremmo fatto a maggio 2019, poi ci sono stati i provini, la scelta del cast, la scelta dell'ensemble orchestrale, del direttore d'orchestra, del regista. E è stato un percorso lungo, 7 mesi di prove. Però adesso siamo pronti, siamo vicini alla data del debutto che sarà appunto la prossima settimana, l'11 maggio alle 21 qui al Teatro Don Mario Torregrossa. E siamo già abbastanza pieni, pensiamo, puntiamo al sold out per la prima, ma ci sono altre 5 repliche da riempire, quindi vi aspettiamo numerosi, assolutamente. Vogliamo dire quando sarà di nuovo possibile Sì, assistere a questo certo. spettacolo? Il 17, il 18, il 25 e il 26 in doppia replica, alle 17 e alle 21, gli altri giorni sempre alle 21 serale. Quindi siamo qui 3 settimane, 3 weekend per il nostro pubblico che speriamo avverrà numeroso. È uno spettacolo per tutti, per la famiglia, per i bambini, c'è molto da ridere, si parla tanto di famiglia, si parla tanto di valori importanti che forse oggi a volte ci scordiamo. E invece è un bello spettacolo con la famiglia un po' strambalata, la famiglia Addams insomma la conoscono tutti, è una famiglia un po' dark, un po' gotica. Noi abbiamo anche voluto rispettare questa tradizione di Charles Addams sia nei costumi sia anche nell'atteggiamento dei protagonisti che rispecchiano in pieno i veri personaggi di Addams e siamo pronti per accogliere tutto il pubblico che vorrà vederci, dai bambini di piccolissimi alle persone anziane, tanto c'è la nostra nonna che ha 102 anni ed è pronta a accogliere tutti. Nel E parliamo un attimo del cast. ruolo di Gomez abbiamo Luca Brai, che è un nostro, diciamo, attore che da tanti anni sta nella nostra compagnia, lui aveva interpretato il ruolo di Sweeney in Sweeney Todd nel 2014, anche quello un grande successo della nostra associazione. Poi abbiamo Beatrice Rigillo, che è una cantante molto brava, ha da poco vinto un concorso con la sua band. Abbiamo Eleonora Matera, che è con noi già da tanto tempo, è stata la protagonista del Gobbo di Notre Dame che abbiamo fatto nel 2015. Nel ruolo di Mercoledì abbiamo due ragazze giovanissime, Chiara Ravignani e Elena Giuliano. Abbiamo Zio Fester, che è il nostro Dario Bovenzo, che è grandissimo, è un truccatore bravissimo, nonché anche un performer ottimo. Tutti i ragazzi che escono da accademie professionali, da accademie che lanciano questi giovani performer, che noi sappiamo accogliere e direzionare nei nostri spettacoli, cercando di metterli nella condizione di esprimersi al meglio, questo è quello che puntiamo a fare. Abbiamo il nostro Giuseppe Cangialosi, che è un professore del conservatorio, che verrà qui a dirigere l'orchestra, il nostro ensemble orchestrale, perché lo spettacolo è interamente suonato dal vivo. E niente, siamo pronti. Il nostro coreografo Mark James Biocca, che insomma è un ballerino internazionale che ci ha fatto l'onore di firmare le coreografie di questo spettacolo. Siamo pronti, siamo pronti. Cioè, ci sono tutti gli ingredienti per un grandissimo spettacolo.